Per il suo 80° compleanno Giorgetto Giugiaro si è regalato Sibilla, questa nuova vettura creata insieme a Envision dalla nuovissima GFG Style. Allora, un prototipo creato per questa azienda di Shanghai che produce energie rinnovabili. Cioè, è l'occasione di fare un esercizio su una berlina di una certa dimensione, sono oltre 5 metri, grande abitabilità con un modo di utilizzo differente da quelle vetture di questo diciamo di questa mole hanno, sono tutte più o meno con le stesse strutture, questa è una struttura differente, un modo di entrare differente. Ecco, questa vettura, vettura elettrica, sarà anche un accumulatore di energia, darà anche energia? Certamente, noi abbiamo avuto questa opportunità di essere sponsorizzati da questa grande compagnia che si occupa di energia, che questo è il fattore importante per queste vetture elettriche, per cui ha questo pregio di entrare in un mondo ecologico, diciamo. L'interno di questa Sibilla sembra un'astronave, Fabrizio. Beh, naturalmente dobbiamo sempre guardare molto al futuro. Il futuro è display e niente più ormai di meccanico, qualche vettura di serie ce l'ha già così, e quindi abbiamo un display sotto il parabrezza, quindi subito con una visuale ottimale, e poi un touchpad di fronte vicino alla, diciamo, in maniera che sia ergonomico, e quindi è molto scenografico ma allo stesso tempo la linea è ergonomica. Quindi c'è una sorta di console comunque senza soluzione di continuità. Sì, è una console che dà la possibilità di interagire anche con il resto del mondo intorno, con la connessione di NOS per l'energia, eccetera, e quindi una parte informativa, una parte invece dinamica per selezionare le funzioni. Grandissime superfici vetrate che si vede un po' essere la tendenza dei nuovi concept anche qui al Salone di Ginevra, tendenza che voi avete anticipato tanti anni prima con altri vostri prototipi. Sì, è da sempre che pensiamo che comunque la grande vetratura dia all'interno luminosità e quindi senso di libertà ulteriore oltre che visibilità. Adesso con la tecnologia che rende i vetri oscurabili, riflettenti, è diventata una realtà vera. E quindi insistiamo ancora. E a proposito di prototipi con vaste superfici vetrate nate dalla matita di Giorgetto Giugiaro, questa è la Testudo del 1963, che anticipa quindi questa tendenza di vetture dall'abitacolo estremamente luminoso, vettura che è stata presentata al Salone di Ginevra nel 63, disegnata da Giugiaro per Bertone. Poi questa vettura venne venduta, fece parte del fallimento della Bertone, e Giorgetto Giugiaro la riacquistò ad un'asta a Villa Des in occasione del 50° anniversario del suo matrimonio per regalarla a sua moglie.